Il Club UNESCO di Teramo festeggia il 2015, anno internazionale della luce, proclamato dall'ONU, ed organizza all'Università di Teramo un evento culturale in collaborazione con l'Osservatorio Astronomico e la Curia Vescovile. Un'iniziativa per accrescere la conoscenza e la consapevolezza sul modo in cui le tecnologie basate sulla luce forniscono soluzioni nei campi scientifici e culturali. Fiat Lux, un incontro dalle mille sfaccettature che si è tenuto all'Università di Teramo per ricordare che il 2015 è l'anno internazionale della luce. L'iniziativa è stata organizzata dal presidente del Club UNESCO di Teramo, Teresa Di Giacinto Speca, in collaborazione con la Società Astronomica Italiana, l'Università degli Studi di Teramo, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, l'Osservatorio Astronomico e la Curia Vescovile di Teramo. Voi fate sensibilizzazione su quali temi? I temi generalmente sono i temi culturali dell'UNESCO e quindi dell'ONU. Celebriamo l'anno del libro, il giorno del libro, il giorno della poesia, o un evento, ecco, l'anno della luce come è successo quest'anno, e tutti i temi che interessano soprattutto i giovani, per educare i giovani. Il 20 dicembre 2013 l'ONU ha proclamato il 2015 anno internazionale della luce e delle tecnologie basate sulla luce. I temi ufficiali dell'anno internazionale della luce sono la scienza della luce, la tecnologia della luce, la luce in natura, la luce e la cultura. La luce nell'arte, ma quanto è difficile disegnarla la luce? C'è chi ci ha provato, Piero della Francesca, che scriveva un trattato sulla luce, un trattato di fisica sulla luce, ha provato a dipingerla e l'ha provata proprio nella Madonna di Senigallia. Dalla finestra che illumina la stanza in cui c'è la Madonna col bambino proviene una luce, un fascio di luce che è formato da minuscole particelle. Quindi Piero della Francesca per primo prova a tratteggiarla da questa luce, perché capisce che è un pulviscolo, che è fatta di materia, non è un'idea astratta, la luce si misura, c'è, esiste. E quindi da questo momento il problema della luce se lo pongono in moltissimi: da dove viene la luce, come agisce la luce sui corpi, sulle stanze, sulla disposizione delle figure. Non è un caso che Caravaggio inventi nuove strutture per dipingere la luce, questa camera oscura in cui atteggia le sue figure, che sono illuminate da una luce questa volta non naturale ma artificiale. Insomma, tra il Medioevo e fino alla contemporaneità la luce è uno dei punti, dei nodi cruciali attorno a cui ruota la sperimentazione. Anno internazionale della luce, ma quanto è importante questa luce per l'UNESCO? La luce è fondamentale, perché la luce è quella che più illumina i valori e l'etica che l'UNESCO si propone di portare nel mondo sin dal 1945. La luce ha naturalmente sfaccettature interdisciplinari che va a trovare nel campo della letteratura, nel campo della scienza, nel campo della fisica, della matematica, ma soprattutto nel campo dei comportamenti umani. Ciascuno di noi è particolarmente, tra virgolette, illuminato nel momento in cui mette in pratica i valori etici che l'UNESCO professa da tempo nel campo dell'educazione, della scienza, della cultura e della comunicazione. In particolare i club UNESCO sono nel mondo la forza della società civile che sui vari territori in cui si trovano ad operare fanno concretamente agire i diritti umani che sono una modalità di intendere la luce e i valori che l'UNESCO propone, nel senso che ciascuno di noi è un individuo ma uguale agli altri in senso di responsabilità, in dignità e diritti. Direttore dell'Osservatorio Astronomico di Teramo con l'Urania, ha diretto l'Osservatorio Astronomico di Roma fino al 2005. È professore ordinario di astronomia e astrofisica presso l'Università di Roma a Tor Vergata. I suoi campi di ricerca sono gli ammassi globulari, i sistemi solari più antichi della galassia. Tanti anni di studio per affermare che non esisterebbe un solo universo, ma ne esisterebbero altri oltre al nostro. La formazione dei vari universi è scientificamente immaginabile, ma alla domanda se credi in Dio non intende rispondere. Che cosa rappresenta e che cosa ha rappresentato per lei l'astronomia nella sua vita? Beh, è stata la mia vita, però le devo dire che
Da ragazzo non pensavo che avrei fatto l'astronomo, ero molto interessato alla cultura in genere e alla storia soprattutto, e sono rimasto molto sorpreso nello scoprire poi nel mio percorso, infatti oggi parlerò di Dante Alighieri, come il pensiero umano si ripete. Io oggi parlerò delle equazioni della relatività di Einstein che riescono a descrivere quello che Dante Alighieri aveva in mente. Questa cosa alla fine della mia carriera non mi è così sorprendente. Evidentemente la mente umana riesce a immaginare il mondo, ovviamente al passo con la tecnica, ma in un modo sempre lo stesso. Vuol dire qualcosa forse, non lo so. Qual è stato il suo percorso? Che studi ha fatto? Beh, io ho studiato all'università in fisica, ho preso il mio dottorato ad Heidelberg, poi sono andato negli Stati Uniti, in Germania per diverso tempo e poi quasi per sbaglio sono tornato in Italia. Lei ha studiato tanto, ha scoperto qualcosa di importante? Beh, ho lavorato, diciamo così, sull'età dell'universo, so quanto l'universo è antico. Cioè? L'universo è nato 13 miliardi di anni fa. Questo l'avrei detto qualche anno fa con molta precisione. In qualche modo è nato 13 miliardi di anni fa. Ora la cosa sta diventando più complicata. Non sono più convinto che di universo ce ne sia uno solo, quello in cui noi stiamo, ma che ne esistano tanti. E allora, siccome ne esistono tanti, non mi è così semplice rispondere che un universo è nato. Se di universi ce ne sono tanti, noi stiamo in quello giusto per noi, ma ce ne sono anche altri che sono nati magari in tempi diversi, anzi sicuramente sono nati. Come sono nati? È nato da, dico la parola tecnica, da una fluttuazione del vuoto. Detto così non significa forse molto. Il punto è che se lei si fa la somma di tutte le energie che stanno nel nostro universo, le cose che si muovono, le cose che cadono, incredibilmente la somma di tutte queste energie fa zero. E allora pensare che un universo nasca dal vuoto, dal nulla, non contraddice le leggi della fisica. Le leggi della fisica permettono che un universo con energia zero nasca da solo. Ma uno scienziato come lei crede in Dio? No, non rispondo. Non rispondo. Perché? Perché parliamo di scienza, i fatti personali. Io, diciamo, se si accontenta, più di questo non le dico, ho molto rispetto per le persone che credono. Più di questo non le dico, su questo argomento. E le stelle? Le stelle sono incredibili che ci siano, perché sono un insieme di circostanze che permettono a una stella di stare lì. Una stella vorrebbe restringersi, collassare, come si dice quando parla la tecnica, però dentro ci sono delle reazioni nucleari che la fanno esplodere. E invece stanno lì perché c'è giusto. Tanta energia che vuole uscire, quanta energia che si contrae. E per fare questo ci vogliono che le leggi della fisica siano regolate, fine. Un po' come quando lei, se prende alla radio un programma che si sente male, lo deve aggiustare fino. In inglese si dice fine-tuned. Ecco, il nostro universo è fine-tuned. Bisogna sintonizzarsi. Bisogna sintonizzarsi finemente. Ed è incredibile che questo ci sia. Questo è uno dei motivi per cui penso che di universi ce ne siano tanti e noi stiamo quello aggiustato fine per noi. Grazie di essere stati in nostra compagnia. Noi ci vediamo la prossima settimana con Abruzzo Village, ma restate con noi perché subito dopo andrà in onda la rubrica di Economia Credito Oggi, nella quale sarà affrontato il problema dell'accesso al credito e del microcredito alle start-up. Buona serata a tutti voi. Tutti
tutti i giorni sentiamo parlare di una nuova ripresa fatta da giovani che vogliono diventare imprenditori di loro stessi e quindi dovere da parte di Intercredit di agevolarli nell'attività e nella fase di startup delle proprie imprese. Intercredit ha deciso pertanto di coadiuvarsi e coadiuvare le aziende attraverso un fondo di garanzia pubblico denominato Fondo Centrale di Garanzia del Medio Credito Centrale, ex legge 662 del 96, attraverso la quale le aziende in fase di startup possono godere di una garanzia pubblica e quindi avere un grosso aiuto nell'accesso al credito. Attraverso l'utilizzo della garanzia di Intercredit e della controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia, le aziende in fase di startup vengono estremamente agevolate in termini di tasso di interesse applicato dalle banche partner, ma soprattutto in termini di risposta e tempistica. Intercredit, quale gestore di questo fondo pubblico, si occupa interamente dall'inizio alla fine di tutte le fasi di richiesta ed erogazione di questo fondo di garanzia. Vi invito pertanto, giovani o comunque imprese che hanno immediatamente bisogno di accedere al credito ad un prezzo veramente molto molto competitivo, a cercarci nei nostri indirizzi, nelle nostre sedi di Teramo, Giulianova, Chieti, Lanciano, Pescara, oppure attraverso una mail molto gradita o attraverso i numeri telefonici che leggete in sovraimpressione. Vi aspetto.